Per la prima volta hai avuto la possibilità di dirti dalla parte comunque ci sono detto una serie però se andiamo in casa nostra ricordiamo solamente che non sono sparato professionale in caso di questo capita quando in passato a me tante azioni che sono state Caretti, Nello, Galano stesso, Mazzeo, Nasco, ci sono situazioni che a volte prendono importanza, quindi quando invece non interessa, cioè, sono contento, credo che oggi i ragazzi sono stati anche oltre. Ringrazio mister, ciao. Deve rimanere un attimo lì. No, sta rotto con gli occhi. Mister Luca, mister, più alto, lo dico prima. Dimmi. Un tiro in porta, un solo tiro in porta, neanche un tiro in porta, perché alla fine era una punizione, era un cross, e alla fine con un solo tiro in porta porta via i tre punti, neanche quello forse c'è stato. Ma lo ripeto, noi abbiamo fatto la partita. Una buona gara, non eccezionale, ma una buona gara. Abbiamo preso un gol stupido, abbiamo fatto un fallo ingenuo, ma secondo me il cross era un fuori gioco, c'erano dei giocatori al momento in cui ha cacciato la palla, che se uno ferma l'immagine è fuori gioco. L'abbiamo rivisto anche col direttore e con Pasqua. Dispiace che poi tutte queste cose ci penalizzano. Anche il recupero, raccattapalli spariti a Cosenza 6 minuti, qui 5, perdono tempo, fanno e dispiace, no? Dispiace perché poi spezzano il ritmo e chiaramente diventa tutto più difficile. Non è bastato tutta l'intensità del secondo tempo proprio che il Cosenza ha tenuto palla per tutti quasi 45 minuti. Sì, sì, no, ma noi sotto l'aspetto dell'impegno non ci possiamo rimproverare nulla, fa girare le palle il risultato. Il risultato non è giusto, non è corretto, però non ci possiamo fare niente, ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e fare il risultato contro il Brescia sabato prossimo. Giustamente adesso c'è un po' di riposo, se lo meritano, dopo tre partite in sei giorni hanno pagato un po' forse troppo. Ma io mi sembra come condizione fisica, l'ho visti bene, io. Questi hanno giocato molto, il Foggia ha giocato molto sui nervi, dalla prestazione, il pubblico e tutto, noi abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato un po' gli ultimi 30 metri, abbiamo fatto fatica lì. Peccato Mungo. Sì, peccato Mungo perché poteva sfruttarla bene, la partita poi si metteva come piace a noi, però si vede dove andare così Pippo, mi dispiace, veramente mi dispiace. Adesso c'è il Brescia, mi sta una partita, un match clone, una partita... Una partita che ci giochiamo, abbiamo le nostre carte per potergli fare male e loro sono la prima classifica e la squadra fortissima. Vediamo.